abbinare un buon vino al piatto occorre comunque una certa preparazione. Ovviamente non sarò io ad illustrare l'abbinamento giusto del vino adatto al tuo piatto dei ricordi, ma noi qui a Cefincampo abbiamo una grande squadra, una grande famiglia, e adesso accogliamo il nostro ambasciatore del vino, Matteo Carreri. Prego Matteo, che ci dirà quale ha scelto come vino da abbinare. Ciao Matteo, come sei? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Come vedi, lui ha anche visto, c'ha la boccetta intonata al colore del vino che andiamo a degustare. Quindi un vino rosso. Assolutamente un vino rosso, dunque vi do un consiglio, un suggerimento. Io l'abbinamento l'ho fatto soprattutto per il piatto, perché un piatto del ricordo così, certo, è bellissimo e soprattutto entusiasmante, ma ho strizzato l'occhio al nostro ospite, visto che di dietro ho detto proponiamo un vino laziale, con tutta sincerità. Perfetto. Un po' del sud del Lazio, perché tu sei dalla parte di Rieti, se non vado errato, e dunque vado sul cesarese, che è l'unico rosso di bacca, appunto rossa, che è un DOCG, e ce l'abbiamo proprio qui nel Lazio. E dunque è un vino bello. Ma la cosa bella è soprattutto il suo territorio, che è estremamente interessante, perché abbiamo delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli, perché siamo tra la provincia di Roma e Frosinone, proprio quelle colline che stanno a ridosso della montagna, ma viene coltivata a circa 600 metri di altezza, massimo 600 metri di altezza, dietro ci sono queste colline molto più alte, dunque fermano i venti freddi, soprattutto dell'Appennino, e riescono a prendere anche i venti caldi da parte del mare. Dunque questo è un momento bello, di gioia, perché apriamo questa bottiglia che dentro c'è lavoro, passione, tradizione. Eccoci, voilà. Entrano i freni, giustamente. Lui vedo che mi piace bere, ma lo sanno se c'è spettatori a casa, che a me piace bere, piace mangiare, ma soprattutto mi piace accogliere i miei ospiti con quello che poi ci accomuna tutti quanti. Attraverso il sentire del gusto siamo tutti quanti uguali. Sì, assolutamente. Il bicchiere è uno strofine. Bene, ci siamo. Dopo vediamo un bellissimo rosso rubino con questi riflessi violacei, vediamo proprio l'unghia intorno, dunque riusciamo a capire che è un vino relativamente giovane, questo è un 2018. La cosa bella, a 13 gradi, ma all'olfatto non lo sentiamo e neanche alla gustativa. Proviamo. Cin cin. Allora, prima di tutto si accenda. Assolutamente. Hai ricordato il nostro ospite. Grazie. Sentite che dei profumi intensi, proprio profumi di sottobosco. Bene. Mi raccomando, cari telespettatori, rimanete con noi, pochi minuti di pubblicità, e poi torneremo a parlare con il nostro ospite, Andrew Owen. A fra poco.